Lavoro in Spindox come Functional Analyst e il ruolo di Functional Analyst è abbastanza variegato. Interagire con il cliente, capire le sue esigenze, raccogliere i requisiti per la soluzione di cui ha bisogno e tradurlo poi in funzionalità e in input per chi poi dovrà sviluppare il software e la soluzione. Verifichiamo quello che è stato fatto. E poi comunichiamo al cliente le tempistiche di sviluppo, quando siamo disponibili per effettuare i test. C'è sempre uno stretto rapporto di relazione con il cliente. Compito mio è proprio quello di capire se è un problema funzionale, quindi abbiamo sbagliato nel design, oppure se è un problema tecnico di sviluppo. Questa è la prima cosa, è categorizzare il problema in modo poi da poterlo indirizzare. Secondo me, delle grandi doti di comunicazione e di relazione con le altre persone. Deve avere molte capacità anche di gestire eventuali richieste che non c'entrano assolutamente nulla con il sistema e poi anche capacità analitica. L'esperienza universitaria è fondamentale, è ancora più importante affiancarle però qualcosa di concreto, un'attività lavorativa, perché aiuta poi a capire quello che si sta studiando. Bisogna cercare di essere magari un po' umili e chiedere eventualmente consigli, suggerimenti ad altri colleghi che hanno lo stesso ruolo in azienda. Io ho fatto così, sono stata affiancata ad una persona senior e chiedevo consigli a lei quando non ero sicura. Aspetta, dammi un po' di tempo. Ah! Vai, adesso.